Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andronic e bentornati su Zoom Eleven 2 Bufera di Neve Randomizer. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto la Absolute Royal Academy, la squadra creata da Ray Dark che a quanto pare si è liberato dalla sua prigionia grazie a Wiles e al potere della scuola Alius, quindi bene così. Ovviamente lui ha fatto il suo porco comodo, ha sfidato in primis la Raymond oltre che Jude e noi l'abbiamo sconfitto ovviamente, come era ovvio. Il sottomarino sul quale militava la Royal è esploso e quindi, boh, forse è morto? Chi lo sa? Quello che sappiamo è che il sottomarino è andato in mille pezzi ed è scomparso negli abissi. Caso chiuso. La fa facile lui. In fondo è Dark, cioè stiamo parlando di uno che è sfuggito alle grinfie della polizia, così, come se nulla fosse. Capitolo 6. Ah. Un giro in giostra. Che bello, ci divertiamo allora anche in questo gioco. Dunque, no vabbè, scherzo. Il viaggio per cercare i giocatori più forti del paese, Giappone, continua. Quindi oggi dove andiamo? Quindi dobbiamo andare a Osaka così, a cercare al buio, va bene. Bene, prendiamo con Veteran e andiamo a Osaka allora, forza, non c'è tempo da perdere. Dov'è Osaka? Ah, qui al centro. Guardalo come corre. Quello è un castello. Castello Disney? Osaka. Ah, questa è una città moderna rispetto a quella che abbiamo visto a Ehime, ma ci sta. Comunque sia la città di Ehime. È carina. Non la disdegno affatto, anzi mi piace. Tre orologi che segnano tutti quanti tre orari diversi. Io li rimetterei. Ma sì, lo so che sono i fusi orari di altri paesi, dai, su. Ah, eccolo, questo qua è quello che ci tira dentro al negozio. Il butta fuori che ti tira dentro, però, quindi butta dentro. A Tokyo, se non sbaglio, ci sono quelli che davvero durante il pomeriggio proprio prendono le persone di forza e le buttano dentro al negozio per comprare. Non è uno scherzo, succede per davvero. Cerca l'assistente del direttore. Figa, dove lo cerco? Ah, ma sta qui davanti al negozio, al ristorante, voglio dire. Okonomiyaki, ah, buono. Che profumino di crepes. Ma questa sarebbe la mia quarta porzione. E vabbè, fai un po' di cicletta in più. Oh, signorina Nelly, è qui da molto? Nelly, no. Non proprio. Allora, questi appunti. Ah, quindi questo aggeggio sarebbe quello che ci serve per trovare Laius? Miracolo della tecnologia. Di 12 anni fa, forse. A quanto pare è impazzito. Fa un rumore strano. Oh mio Dio, scoppia! Tutti a terra! È scoppiato. Questo significa che il covo dell'Ilios si trova veramente a Osaka. Ma quindi effettivamente gli alieni trasmettono radiazioni? Wow, chi è? Guarda dove metti i piedi. Oh, scusa, sono una ragazza molto impegnata, vado sempre di fretta. La mia schiena, no! L'ha investito un camion, poverino. In effetti era grande, eh. Andiamo a Naniwaland. Naniwa? Wow, un parco divertimenti come si deve. Possiamo esplorare in totale libertà, quindi possiamo anche divertirci? Ma chi era quella persona che ci osservava? Mi ha fatto paura per un attimo. Che succede? Mark? C'è qualcosa che non va, Silvia? Beh, che mi stavo chiedendo, ti andrebbe di farmi compagnia? Ehi, Mark, guarda quella giostra, andiamo a farci un giro! Ma schiaccio proprio, Vittoria. Oh, ciao, Nelly. Anche tu hai intenzione di chiedere a Mark di fare un giro con te? No, fare un giro con Mark, ma neanche per sogno. Mark, vuoi dare una giornalista a scrivere il misterioso caso della base segreta? Ah, sarà la colpa del tuo carisma, Mark. Ne vabbè. Non ho capito, ovvio. Dunque, chi potrebbe piacere una ragazza bionda? No, ma vado da solo. Dunque, Mark è molto combattuto perché le ragazze da una parte, ok, è molto preso, ma Cloud, lo attizza parecchio. Sì, dai, andiamo con Cloud, su. Vai, Claudio Strifi. Andiamo a prenderci una creppella. E allora, che abbiamo trovato? Nulla? Andiamo sulla guarda panoramica, facciamo un giro? Ma lì ci sono due sposini, forse è meglio lasciarli in pace. Attenzione però, che succede qui? Ehi! Qual è il problema? Signorine? Coraggio, giovanotto, chiedi scusa alla mia amica.
Non gli ho fatto niente, quante volte ve lo devo ripetere? Todd, che sta succedendo? Ehi, e tu di cosa ti impicci? Sei un suo amico? Questo vile, spregevole, sprezzante ladruncolo ha rubato i cioccolatini a Daisy. Le ha rubato i cioccolatini? Non si trattava di soliti cioccolatini, erano capolavoro in edizione limitata. La povera Daisy è iniziata a fare la coda dall'alba pur di prenderli. Guardatela inconsolabile. Eravamo in centro, lui ha fatto finta di non vedermi e me li ha fregati, mostro! Non riesco a credere alle mie orecchie, lei che mi è venuto addosso! Oh, non è vero, brutto mascalzone! Ma scusami, come facciamo noi a sapere che lei aveva quei dolci con sé? Piangete, donne! Eccola, mo' arriva un'altra. Piangere la mia amica? Adesso ti faccio vedere io. Che fai? Io proprio vedere che mi fai. Avanti. Come se non bastasse, adesso arrivano i rinforzi. Adesso ci calpesta? Potrebbe piacerci, eh? Oh, allora? È tutto il giorno che li vedo scorrazzare a Nanniwaland. Secondo me stanno tramando qualcosa. Non farete mica parte di quella banda diabolica di nome Alius. Noi? No, no, proprio no. Ha la coscienza sporca. Ah, dai. Quindi voi volete giocare a calcio con noi per vedere, per testare le nostre abilità? Sono le ragazze della tripla C di Osaka. Ok. C'è sempre un personaggio molto basso in ogni squadra. Carine, conturbanti e chic. Conturbanti. Boh. Conturbanti, siete molto giovani, eh. Non vorrei dire, ma pensare ad essere conturbanti a 14 anni. Siete un po' puttanelle, eh. Ah, quindi volete fare un po' di lucia? Facciamo un po' di lucia col gioco del pallone, dai. Perfetto. Vabbè, noi siamo sempre gli stessi. Aspetta un po', Winful in attacco. Oh mio Dio, oh mio Dio, ragazzi, ma abbiamo l'incappucciato Daniel Greenfield e la guardia Titan Hoppen. E abbiamo Wayne Ramin. Ma allora sono tutte ragazze effettivamente, però questo è un maschio. Ci prendete per il culo? Loro fanno finta che sono tutte quante ragazze, invece hanno... Ah, quanti maschi, va, 2, 3, 4, 5. Ma no, devo un attimino levare Winfall qui che fa un po' il cago, scusami. Ok, si gioca ragazzi. Andiamo con Shona in attacco subito. Dai, ok, perfetto, mandiamola avanti. Ok, oi. Ah, è fuori gioco millimetrico proprio. Vediamo un po' se lo detecta. Che termine, detecta. No, non l'ha detectato perché mi ha rubato palla. Beh, ha degli occhi da femmina, vorrei dire, però sai com'è. È un po' ambigua la randomizer. Non che abbia importanza se sia maschio o femmina, è solo per capire come chiamarla, capito? Quali pronomi usare? Visto che oggi i pronomi sono tutto. Se ti sbagli un pronome, apriti cielo. Altro che SJW dopo. Ah, G-Link, mi fai un pallonetto? Io ho fatto la mano del luce e tu mi fai un pallonetto, ma dai. Fai caghetta? Usa quelle zambette che Dio ti ha regalato, su. Vai, sì, gli inizi sono gli inizi e qua andiamo a fa gol, su. Porca miseria. E allora, almeno fanno un tiro, almeno fanno un tiro. E il volo della farfalla lucente, dai. La paro? Spero. Non la paro. Ho paura, ragazzi. No, va male, non va bene, cara. Va proprio male. Bene, bene, bene. E il calcio gemello. Vediamo un po' se riusciamo a fare gol, ragazzi, perché qui... Albero. Però calcio gemello è vento? Siamo albero contro fuoco. Lei vince per default, ma... È montagna, un'unghiata letale. Aia. Ah, t'ho preso in contropiede, eh? Non te l'aspettavi? Neanche io a dire il vero. Qui, bravissima Shona! Tira! Anche Shona foresta, però il tiro è tipo vento. Se non fa una parata elementale più forte. Un'unghiata letale, che roba è? Vai così! Vai, baby!
E uno pari. Beccati questa. Bravi. Bravi ragazzi. Così mi piacete. Beh, però allora... Beh, scusami, dillo. Sei una... un pezzettin. No, cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Non c'ho ma il colosso. Ah, so, che cavolo, però allora. E sei pure un pezzettin di palle pure tu, eh. Dai, avanti, tiriamo. Attacco acrobatico, fuoco contro fuoco. Oddio, ce l'ha ancora i punti per fare un'altra unghiata letale? Spero di no. Vai, così, bomba ragazzo, bomba. Perfetto. Tormenta glaciale, facciamo il terzo gol e finisce anche la partita. Yeah. Così ci piace ragazzi, 3-1. E allora ragazzi, vi abbiamo convinto che siamo bravi? Sono allibito, non ci posso credere, abbiamo perso. Sembravano allo stesso livello della Gemini Storm. E che allenamenti avete fatto? Che succede? Cosette, che succede? L'ho trovato! Finalmente ho trovato il mio principe azzurro! Cosa? È Eric il tuo principe? Che nome magico, una melodia? Penso che sia di una delle mie anime gemella. La tua anima gemella, ma se l'hai appena conosciuto? È il destino che ci ha fatti incontrare, era scritto nelle stelle. Io e il mio tesorino saremo sempre insieme. Che deve succedere? Io ho paura, eh. Ah, attenzione, ci sta rivelando tutto. C'è una zona segreta con attrezzature per gli allenamenti all'avanguardia. Ok. Un centro segreto sotterraneo. Magari è lì che si annidano quelli dell'Alius. Ma certo, avranno bisogno di un posto in cui nascondersi e allenarsi. Susette, potresti condurci in quel luogo? E perché mai dovrei farlo? È una bella faccia tosta. E se fosse Eric a chiederglielo? Susette, senti, io e i miei amici vorremmo tanto vedere il parco dei divertimenti segreto. Oh, tesorino! Adoro quando mi chiami per nome! Sì, a quanto pare chiamare per nome una ragazza in Giappone è sintomo di grande confidenza e... a loro piace, ma questo è solo negli anime, eh. Poi non so quanto ci sia di vero, ma la casa è stregata, quindi bisogna evitare le trappole annidiate in questa casa per sviluppare abilità sovrannaturali? Ah, ma c'è un'entrata segreta! Però se lo dici con questo accento io mi sciolgo tutto. Prima bisogna mettere in funzione questo dispositivo, mi daresti una mano? Ma veramente tenderei anche due. Ah, quindi dall'alba a tramonto e succede questo. E ora dobbiamo tornare indietro. Invece di uscire raggiungeremo una stanza piena zeppa di macchinari. Ok, proviamola allora, dai. Usiamo l'interruttore. E ora dobbiamo uscire? Ma invece di uscire scendiamo. Alta tecnologia davvero. Ma dove ci troviamo? Non dovremmo essere fuori? Già, ma così non è. Dai un'occhiata qui, Mark. È un pallone da calcio nero. Questa prova che l'Alius si è allenata qui. Eh già. Quando siamo entrati per la prima volta questo posto era dirci è pieno di polvere. Ma l'abbiamo rimessa a nuovo. Avremmo dovuto mettere le pulizie sul conto dell'Alius. Ed è qui che si scende? Oh, ecco, l'ascensore, certo. Dove siamo? Questo è il centro di allenamento dell'Alius. Certo però che Lina Schiller è molto strana, eh? Eccoci. E condivide lo stesso cognome di quell'Astram Schiller. Quindi ci facciamo un giro al centro d'allenamento, raga? Ma io direi di iniziare con... fisico e controllo, assolutamente, ci vuole. In questo Inazuma Eleven, attacco, difesa, fisico e controllo... Fortuna che non c'è comunque...
Non si vede se anche ci fosse. Sono tutte quante abilità diverse da Galaxy. Quindi bisogna allenarle in maniera diversa da Galaxy. Ovviamente non farò un tutorial su come allenare le abilità. Ci sono tantissime wiki. C'è già la wiki che spiega come fare, altri forum di Nazume Eleven. Basta solo dare un'occhiata. Bisogna vincere tutte quante le sfide che ci presenta il computer ora. E arrivare poi alla partita. Sì, alla fine di ogni percorso c'è una partita poi. E... oh, attenzione, c'è della lore in corso. Sono tutti e tre qui? Sì, signore. Torch, Gazelle e Zin si contendono un posto d'onore dell'Alius con le unghie e con i denti. Bene, bene. Un po' di sana rivalità non guasta mai. Venite! Torch, il capitano della Providence, a rapporto! La Comara? Gazelle, capitano della Diamond Dust, a rapporto. Volevi parlarci, padre? E Xin dov'è? Non lo sappiamo. Non sarà andato ancora in giro per fatti suoi? È proprio vero che certe persone non cambiano mai. Nonostante l'assenza di Xin, esaudirò ogni tuo desiderio, padre. Sì, padre. Hai nuove missioni da assegnarci? Prima voglio aspettare che Xin ritorni. Nel frattempo potete continuare quello che stavate facendo, cioè grattarci i glutei? Wiles, sai come si fa a ottenere un veleno estremamente potente? Te lo dico io. Metti insieme dei serpenti e lasciali combattere. Il più forte sopravvivrà. Basterà solo estrarre il veleno dal superstite per avere fluido micidiale. Quindi occorre mettere le persone le une contro le altre e vedere chi vince. Esatto. E questo potrebbe essere necessario per costruire un nuovo mondo. Queste parole denotano una grande saggezza, signore. Che discorsi filosofici. Vedi, Level 5 fa questi capolavori e noi ovviamente in Occidente ci risorbiamo anni, quando arrivano, anni e anni dopo. Ah, attenzione ragazzi, guarda un po' chi c'è qua, la Epsilon! Ah, sono arrivati al campo d'allenamento. Attenzione ragazzi però, Siamo tornati al campo di allenamento, al centro di allenamento, e incontriamo la Epsilon. Sareste arrivati qui. L'Epsilon. Wow! Ah, quindi sarebbero quei prepotenti dell'Alius Academy? Se torcerete un capello al mio orsacchiotto dovrete vedervela con me. Susette, non mi sembra il caso. Ho promesso che ci saremmo presi la rivincita ed eccoci qui. Che cosa ne pensate di questo centro di allenamento? Io direi che è lo sfondo ideale per la vostra sconfitta. Adesso siamo più forti che mai. Questa volta sconfiggeremo l'Epsilon, dobbiamo crederci. Forza ragazzi, facciamogli vedere di che pasta siamo fatti. Ok. E vai col tango. Non ce la facciamo, secondo me. Troppo difficile. Oddio, forse in secondo tempo. Tanto abbiamo visti l'altra volta, quindi non c'è bisogno di una seconda. Ah, su set qua, in attacco. Ok, subito. Pushiamo avanti, forza. Aiuto, che succede? Dov'è la difesa? No, forza. Spero che... ah beh, se no mi sarei preoccupato tantissimo, no poco. Oh, coso? Te levi? Allora, fammi mandare la palla qua su, forza. Ok. Uffa. Ero un po' troppo fuori dall'area. Perché questo sta troppo al centro è andato? Forza ragazzi, fermati. Ok. Bisogna stare tranquilli. Eccola là. Ah. No, bloccatelo. Vai, turbina rotante. Eccola, bravissimo Hammond. Ottimo.
grande gioco di gambe. Ok. Avanti ora. Mannaggia. Dai che ce la facciamo. Sì. No, fermati. No, no così, no così. Ok, ok, ok. Ah! Che seccatura quando è così. Non si capisce un niente, non si capisce. Senti, Gianni. E basta. Allora, qua. Certo che quando si gioca così è incredibile, eh. Oh, riuscissero a stoppare la palla. Niente da fare, niente da fare. Ma no, avvicinati, avvicinati, avvicinati. Ma che, dov'è? Niente, non ci riusciamo proprio, arriva in porta, eh. Troppo difficile. Cioè, quella era deviata, ragazzi. Cioè, era proprio intercettata, mi ero proprio messo in mezzo alla traiettoria. Impossibile, dai. Ma dai. Ah. Ma si è consumato i punti? Ma l'altro non se li ha consumati, perché lui sì? Strano, ma ok. Questo... Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Ok. Volo della farfalla, dovremmo riuscire a segnare, eh. Dai, fammi vedere. Ok, tunnel spaziale. Rio. Grande Susanna tutta panna, bravissima, così mi piaci. Va bene, ti lasciamo Eric allora. No, allora no. Così no. Ma anche questo si consuma i punti, che succede? Ma prima non se l'era consumati l'altro. Perché loro sì? Siamo in forma, ragazzi. Eccolo Morsey con scivolata micidiale che fa il morso. Dai, ce la facciamo stavolta. Oh, allora. Grande Gianno. Da Gianna, Gianno, ovvio, maschio. Giancarlo, Giancarlo lui. Vabbè, sì. Ah, va fuori. Va fuori. Beh, calcio d'angolo. No, 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 no. Scivolata, dai. Ma come ha fatto lì da lì a non tirare? Come è possibile? Era libera. No, ragazzi, no, eh. No, ragazzi, non me lo fate, eh. Non voglio che accada. Non voglio vedere una cosa del genere accadere. No, allora. Gianno. No. 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 Non posso rischiare. Ah. Oh, tiro normale. Armadillo. Dai, vai, lap, su. Dai, Giancarlo. So che puoi farcela. Bemme. Oh, yeah. Dai, che è secondo. Dai. Ma come? Ma come? Prima hanno parato il tiro. Ha parato il tiro di Susanna, ma non il tiro di Giancarlo. Cioè, come funziona? Susanna no, ma Giancarlo sì? Questo è sessismo, eh. È sessismo, ve lo dico io. Ma quale fallo, arbitro? Si è buttato, dai. Ci sono alcuni giochi in cui ci si può tuffare. Però sono davvero proprio risicati. Si contano sulle punta... delle dita di una mano. Va bene, il furore è finito. Ci siamo goduti questo momento di euforia. Però ragazzi, io vorrei che voi andaste in attacco, per favore. Ok, bravi, guardalo. Guardalo, Eric Razer. Come se la ride. Con quell'occhialetto, quel capello bianco. Grande.
Ok. Oh, ragazzi, 1-0! E abbiamo vinto. Oh, un buon livello stiamo facendo, eh. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finalmente sconfitto l'Alius Academy. Il merito è tutto tuo, Mark, perché... Non ci posso credere, sono diventati ancora più forti. Se avessimo avuto più energia. E invece no. Oh, non mi sono mai divertito così tanto durante una partita. Beh, almeno non ha perso il senso dell'umorismo, perdente. Forza, mie prodi, abbandoniamo il campo di battaglia. Sì, signore. Che state facendo? Battete in ritirata? Battere in ritirata? Questo mai! Ci rincontreremo. E allora avrete modo di conoscere la nostra vera forza. Che cosa intende per vera forza? Signore, nella prossima partita l'attaccante sarà chi penso io? Esattamente. È ora di tirare fuori il nostro asso nella manica. Ci vediamo, Raymond, al nostro prossimo incontro. Ok. Però intanto abbiamo vinto contro la Epsilon, il che vuol dire che siamo forti. Jude ha trovato un programma di allenamento particolare. Uno è per la Gemini, un altro è l'Epsilon e poi ce n'è un altro. Qui c'è una G. Che cosa vorrà significare? Sarà un tipo di allenamento? Seguendo la logica mi verrebbe da dire che la G è l'abbreviazione di un'altra squadra dell'Alius. Stai scherzando, spero? Ancora un'altra squadra? Sì, purtroppo sì. Bah. Ah, eccoci qua, riuniamo un po' Gibbonzi. Eh già. Siamo vicini alla resa dei conti. Ah, te ne rendi conto? E allora? Xavier. Sì, padre? È ora di porre fine a questa farsa. Ok. Molto bene. Guiderò io la Genesis. E spazzerò via la Raymond una volta per tutte. Ci dirigiamo a Fukuoka alla ricerca del quaderno segreto del nonno. Impariamo queste mega tecniche. Scopri di più nel prossimo capitolo. Il quaderno segreto. Xavier, ma perché... Ah, Xavier, no, proprio tu? Che cosa mi combini? Qualquadra non cosa, ragazzi. No. Proprio no. Beh, che dire, ragazzi. Un altro capitolo se n'è andato e più andiamo avanti, più scopriamo cose che ci fanno star male. Ma nel prossimo vedremo se davvero Xavier, il nostro amico Xavier, è chi pensiamo che sia. Ad ogni modo, per questo video è tutto ragazzi, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione link per Instagram ovviamente, e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!